I carabinieri di Torino hanno individuato un intero nucleo familiare di etnia Sinti, unito nel crimine specializzato nei furti e nella ricettazione. Tre arresti, tre denunce, marito, moglie e genero sono stati arrestati, mentre le tre figlie, tra cui la moglie dell'arrestato, sono state denunciate. Sequestrati 220 mazzi di chiavi di appartamenti, probabilmente svaligiati, telecomandi elettrici di cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passepartout per aprire le porte, targhe false e furtiva per oltre 40.000 euro. Gli indagati sono sospettati a vario titolo di aver collaborato o di aver realizzato centinaia di furti a Torino e provincia. Il genero e il suocero rubavano verosimilmente le chiavi di casa lasciate nelle auto in sosta nei parcheggi dei supermercati. Dopo aver copiato l'indirizzo dal libretto di circolazione, consegnavano le informazioni e le chiavi ad altri complici che provvedevano a svaligiare gli appartamenti, mentre il proprietario faceva la spesa. I due ladri sono stati arrestati mentre lo avvistavano in una macchina. A casa dei fermati e dei loro complici, i carabinieri hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi di appartamenti, probabilmente svaligiati, telecomandi elettrici di cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passepartout per aprire le porte, 200 capi di abbigliamento, orologi di lusso e tutto il kit per realizzare targhe false. Durante la perquisizione è stato scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica.